Ehi là, benvenuti a Didino Gaming Extra. Oggi daremo un'occhiata a degli MMORPG cancellati. Skylanders Spyro's Adventure è stato rilasciato nel 2011 ed ha venduto ed è stato giudicato molto bene. Il gioco ha portato molti cambiamenti alla serie di Spyro dell'Activision. Fondamentalmente ha modificato il ruolo videoludico di Spyro, trasferendolo alla categoria dei giocattoli videoludici. Comunque, prima che Spyro's Adventure fosse rilasciato, il gioco è stato cambiato molte volte. Inizialmente, il progetto era gestito dalla Helios Entertainment e sarebbe dovuto uscire per Wii e PC, con il nome di Spyro's Kingdom. Il gioco avrebbe visto il giocatore accettare quest controllando uno Spyro adulto, che sarebbe diventato il sovrano di un regno. La Helios propose il titolo come MMORPG e fu anche rilasciata una piccola demo sul sito della compagnia. Il progetto fu però cancellato e la demo non è più disponibile. Dopo la cancellazione, la Activision disapprovò la produzione della Helios e si affidò quindi alla Toys for Bob, che trasformò il prodotto in ciò che conosciamo oggi. Tra le idee del progetto scartato vi era quella di aggiungere del sangue in gioco, in modo da rendere la cosa più matura ed attirare i giocatori dai 16 anni in su. La cosa fu ovviamente rifiutata e Paul Rake, studio president della Toys for Bob, ha dichiarato: "Quello non era Spyro". Anche il famoso franchise del Signore degli Anelli avrebbe dovuto contare un MMORPG. Sebbene esista un MMO chiamato Lords of the Rings Online, la Sierra stava sviluppando un titolo chiamato Middle-Earth Online. A differenza di Lord of the Rings Online, Middle-Earth Online avrebbe compreso una simulazione più realistica dell'universo di Tolkien. Il giocatore avrebbe potuto utilizzare una di quattro classi, inclusi gli orchi. Il concept fu realizzato nel 1998 e l'uscita fu stimata 2 anni dopo. Il progetto partì come gioco 2D, in modo simile ad Ultima Online, ma fu infine trasformato in un gioco in 3 dimensioni. Il progetto iniziò a vacillare quando la Sierra cominciò ad avere problemi economici, per poi essere venduta alla Vivendi. Il gioco ebbe anche qualche problema di gestione e molte persone coinvolte nel progetto sentivano che non stava andando nella direzione giusta. Vi erano alcuni punti molto controversi, come il fatto che i mostri avrebbero potuto catturare i giocatori che sarebbero potuti essere liberati solo da altri giocatori, oppure la morte permanente. Joe Ludwig, un programmatore che lavorava per la Sierra all'epoca, ha definito alcune di queste feature folli. Un altro MMO che si è avvicinato di più all'uscita, ma che è comunque stato cancellato, è Stargate Wars. Il gioco fu annunciato nel 2006 e fu sviluppato dalla KN Mountain Entertainment utilizzando la Unreal Engine 3. Gli sviluppatori lavorarono a stretto contatto con il co-creatore di Stargate SG-1, Brad Wright, ed avevano intenzione di utilizzare nel progetto anche elementi da FPS. Avrebbe però compreso un approccio più strategico e sarebbero stati presenti anche elementi da RPG, come classi e personaggi personalizzabili. Nel 2008 il gioco è addirittura entrato nella sua prima ed ultima Closed Beta. Subito dopo, nel 2009, nonostante i dubbi di Brad Wright sul gioco e sul suo completamento, il senior marketing manager della FireSky, Kevin Ballantyne, dichiarò ad IGN che il gioco era ancora sotto sviluppo e che il team stava lavorando sodo per finirlo. Infine, nel 2010, la KN Mountain dichiarò la bancarotta ed il progetto fu cancellato poco dopo l'uscita di Stargate Resistance, un gioco che ha ricevuto molte critiche negative. 2 anni dopo, Gary Whiting, l'ex presidente e CEO della KN Mountain, fu portato in tribunale da numerosi investitori che l'accusavano di negligenza, travisione e frode. Secondo loro, non solo Whiting era in realtà a capo della CME, ma avrebbe anche creato delle compagnie minori che avrebbe utilizzato per promuovere e vendere azioni all'interno della Cheyenne Mountain. Sostengono anche che la CMA avesse imbrogliato i propri investitori, dichiarando un numero differente di azioni vendute. In realtà ne furono vendute 500 milioni. In questo modo la maggior parte degli investitori non possedeva altro che meno dell'1% della compagnia. E per la curiosità random di oggi, parliamo di This is the Police, un gioco di strategia per PC, rilasciato nel 2016 su Steam. Il rilascio del gioco ha subito un ritardo, ma la causa sembra fin troppo semplice. Sarebbe dovuto uscire il 28 luglio, ma l'uscita è stata posticipata fino al 2 agosto. Jen Binsmeyer, il publisher del gioco, ha spiegato la svista che ha portato a questo ritardo. Quando si rilascia un gioco su Steam, si deve cliccare il bottone con su scritto "è pronto per l'approvazione finale di Steam". A quel punto Steam procede al controllo del gioco. Di solito l'approvazione richiede dai 2 ai 5 giorni lavorativi e non è possibile rilasciare un gioco senza aver ricevuto l'approvazione. È la nostra responsabilità premere quel bottone e sfortunatamente ci siamo persi la finestra in cui appariva. Abbiamo fatto un errore e ci dispiace, è stato semplicemente un nostro errore personale. Bene, anche per questo video è tutto.
ma ne arriveranno presto di nuovi, il lunedì ed il venerdì alle 15.30 come sapete. Quindi per non perdere i prossimi video iscrivetevi al canale e visitate il canale originale di Dino Gaming. E sì ragazzi, lo so, purtroppo questo video oggi è uscito un po' in ritardo, ma mi dispiace, ho fatto un errore e mi dispiace, è stato semplicemente un mio errore personale. Detto questo, io vi ricordo che il mercoledì siamo in live, quindi se volete venite a trovarci. Io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao! When she's back in town, now she can shimmy like Sister Kay. She's a dancing queen, fit for a king, a swing sweet ginger green.